Buongiorno, buongiorno, buongiorno. So che non era programmato, non sapete nemmeno di cosa dovrei parlarvi adesso. Non era in calendario questa live, la faccio appositamente per chiacchierare un po' col gruppo, per vedere se c'è qualcuno che ci ascolta. Stavo facendo delle riflessioni, mi piaceva un po' condividerle. E quindi, come sempre, chiedo se c'è qualcuno che mi sente, se l'audio è buono. E poi si parte. Parallelamente, sto facendo questa tentativa per vedere se anche su Instagram c'è qualcuno che ci segue. Ciao Isabella. E quindi questi sono dei dialoghi. Chiedo a voi di Facebook di farmi sapere se si sente qualcosa. Ricordatevi che i commenti li leggo solo nel gruppo, quindi non fate commenti nella pagina, non fate commenti nel mio profilo privato. Una cosa che siccome non si riesce, non ho capito per quale motivo, a fare una diretta sul gruppo attraverso il profilo della pagina, mi stanno arrivando delle richieste di amicizia nel mio profilo privato, che io scremo, quindi mi chiedo già scusa a chi non accetto. Come state intanto? Spero bene. La mia riflessione era una riflessione anche un po' contestuale sul periodo che stiamo vivendo e su come questo gruppo potrebbe essere più o meno utile. Il nome che vedete poi è tutto qui, di psicologia pragmatica e coscienza di sé, ha questo sottotesto scritto un po' al volo su buone idee da nuovi mondi. E secondo me è un po' l'idea è anche questa, quindi che quello che ci aspetta forse è un mondo nuovo. Non so cosa ne pensiate. Io alterno i momenti in cui credo, ritengo che stiamo entrando in una fase nuova del mondo e altri momenti in cui ritengo che questa nuova fase del mondo in realtà è una chimera, un'illusione che ci facciamo per passare bene questo tempo, ma in realtà torneremo molto presto. Il mondo tornerà molto presto ad essere il vecchio mondo che conosciamo e che abbiamo conosciuto, insomma, poco ci servirà magari quello che abbiamo sperimentato o stiamo sperimentando. Bene, tutto bene, Isabella, mi fa molto piacere, molto piacere. In questo momento io ho visto delle assenze, delle gravi assenze nei ragionamenti di chi in qualche modo, non so, ci governa o delle istituzioni e anche un po' in tanti di noi, no? E quindi come state facendo voi, così faccio anche io, cerco di documentarmi, di leggere, ci sono un sacco di webinar. Questo gruppo è partito, penso, l'8 marzo, 9 marzo, però insomma ce ne sono tanti, tanti altri per vari motivi che sono partiti anche dopo, molto più grandi, con webinar, con interventi, eccetera. Stamattina mi sono ascoltato per 5 minuti, non di più, perché per vari motivi tecnici l'hanno fatto durare molto poco, un intervento di una persona che non conosco direttamente, ma che stimo, che è Alessandro Cravera, che è un consulente aziendale principalmente e si occupa di complessità. Vi consiglio di darvi un'occhiata ai libri di Cravera. Io nella mia carriera da consulente aziendale ho sempre avuto una serie di difficoltà nel passare le conoscenze che avevo da interazionista, da un tipo di psicologo che ha fatto un certo tipo di studi, alla formazione poi aziendale, perché in azienda sembra tutto molto, molto più semplice, no? E Cravera è uno dei pochi che ho incrociato, insomma, in Italia.
a dare indicazioni subito sulla complessità. È una persona che legge Moren, che legge Vaslavik, Bateson, eccetera, e riesce a portarli anche all'interno del mondo delle aziende. È ovvio che se stiamo parlando con delle multinazionali, al tempo si potevano fare alcuni tipi di ragionamenti parlando con piccole e medie imprese o liberi professionisti. Un tempo parlare di complessità, sistemi complessi e modalità di interagire in un modo differente sia nel mercato che all'interno dell'organizzazione ha sempre fatto molto strano, molto, molto faticoso, molto, molto inutile. Adesso invece le cose sembrano che si siano ribaltate. Perché quello che stiamo vivendo adesso è palese ai più che stiamo cercando di utilizzare dei strumenti vecchi per un sistema che non è nuovo effettivamente, è sempre stato complesso. Però fino a poco tempo fa l'utilizzo di sistemi riduzionistici, semplicistici, ordinari, comunque funzionavano ugualmente. Adesso non so cosa ne pensate, ma è evidente, insomma, che siamo di fronte a un sistema difficile da capire, no? Di cui l'incertezza, di quello che ci accade, che ci accadrà, è importante, soprattutto a livello penso economico e quindi aziendale. Molti di voi avranno delle attività, saranno dipendenti da imprese, aziende. Io sono un libero professionista, è ovvio che ci saranno delle attività che ne subiscono di più e altre che ne subiranno un po' di meno. Ne parlavo anche ieri su una diretta Instagram con un mio amico che è un piccolo imprenditore, insomma, ha uno studio di progettazione e architettura qua nella zona, che è sempre andato molto bene e che adesso in questo periodo ovviamente sta facendo gli unici paragoni con quello che sapeva far prima, quindi con la crisi precedente che c'era stata nel 2007-2008 e quindi nel mondo dell'edilizia, eccetera, eccetera. Come lo stiamo portando avanti? Io da psicologo vedo una grandissima assenza della psicologia. Non mi sembra da dire nemmeno per colpa degli psicologi, mi sembra da dire proprio per colpa forse di quello che non abbiamo fatto in passato, cioè esserci fatti conoscere. E la psicologia sembra sempre considerata come coloro che si occupano di casi clinici o di disagio e quindi in questo ambito veniamo chiamati per dire come fare in modo che le persone che stanno a casa si comportino bene. Ma neanche quello, cioè come andare invece a aiutare quelle persone che stanno subendo un trauma o verrete chiamati successivamente, come stiamo facendo già in questo momento, quando per esempio i medici, gli infermieri, che magari prima facevano un altro tipo di lavoro, adesso hanno per molto tempo vissuto con una sindrome del burnout, lavorato moltissimo, lavorato a contatto con la morte, senza nemmeno un contatto fisico poi con i malati, con i pazienti, da dover comunicare in modo particolare ai cari, ai familiari queste tragiche notizie, psicologi, aiutateli, no? Che è un po' come vedere la medicina esclusivamente come, non so, la cardiochirurgia. Certo, fa parte della medicina, ma non c'è solo questo. È così, la psicologia non c'è solo la parte della clinica che arriva dopo a danno fatto, no? La psicologia, proprio anche per sua sostanza, no? È una scienza, se così vogliamo definirla, che è una scienza anche del comportamento, anche del pensiero, anche delle relazioni, anche della comunicazione. E quindi ha a che vedere, anche se purtroppo in questo periodo, con questo avallo della neurologia, siamo diventati praticamente quelli che cercano in qualche modo di tradurre il comportamento delle sinapsi neuronali in una forma di linguaggio,
Siamo ben altro, ci sono psicologi che lavorano nella politica, nel marketing, lavorano nelle organizzazioni, si occupano proprio dell'architettura, di un servizio e di un progetto piuttosto che quello che accade a valle, no? Si occupano a monte. Ecco, a monte della gestione, di questa situazione manca tantissimo la psicologia. Non solo per quell'aspetto clinico, ma proprio per l'aspetto organizzativo, generativo che la psicologia porta di per sé, no? Ma mancano, oltre, a quel tipo di psicologia a cui mi rivolgo, manca anche, quel tipo di esperti di comunicazione, di organizzazione di sistemi complessi, no? Prima, in questa sorta di intervento, brevissimo, ripeto, perché anche in questi interventi, cioè, vengono sempre, non si ha mai molto tempo di ascoltare, no? La complessità, sembra sempre che porti via tempo, no? Abbiamo bisogno invece di riprenderci proprio questo spazio di esperti, abbiamo bisogno di ascoltare gli esperti, ma capiamo bene che se l'esperto è un virologo, parlerà di virus. Quando l'esperto del virus parla della persona, sta parlando di una cosa di cui non è esperto. Se parla di comunicazione, sta parlando di qualcosa che non è esperto, no? Sentivo anche il professor Galli qualche tempo fa che rispondeva anche in modo onesto, ma come dire, molto diretto a dei giornalisti che continuavano a fargli domande non sulla sua scienza. E è giusto che, come dire, ci siano questi esperti che non siano narcisisti, no? È bello vedere, come dire, una persona di, adesso non so quanti anni abbia il professor Galli, non so, ma sicuramente, come dire, che non ha bisogno dell'applauso adesso, della platea, che magari dica: ma guardate, ma che cosa domandate a me questa cosa qua? Cioè, perché domandiamo a Burioni come le persone devono stare distanti? Questa è una mancanza enorme, una mancanza enorme della nostra società. Cioè, la capacità di capire di cosa un esperto, un giornalista non può invitare in studio uno che fa il biologo molecolare e chiedere: allora, quindi come devono comportarsi le persone, in casa? Questa risposta la dovrebbe dare qualcun altro, dovrebbe darla magari uno psicologo, in questo caso, potrebbe esserci un sociologo, potrebbe esserci anche uno scienziato della comunicazione, in qualche modo, perché sa veicolare magari meglio un messaggio rispetto al medico. E il medico giustamente fa il medico, il ricercatore farà il ricercatore, no? Allora abbiamo proprio mancanza di questa sorta di idea della complessità. Il gruppo nasce anche per questa live che sto facendo adesso, un po' io parlando a braccio, è proprio perché magari a me piacerebbe proprio portare dentro, sto cercando di portare dentro più persone possibile che ci parlino di complessità. Avete visto anche da punti di vista differenti, no? Anche dal punto di vista di etiche, a volte, differenti, ma abbiamo bisogno di ascoltare, parlare anche ogni tanto, di dire un po' la nostra. Ecco, per esempio, io mi sono sempre trattenuto nel dire la nostra, anche adesso mi trattengo nel dire la mia, perché comunque non sono esperto di tutto, ovviamente, perché sennò non lavorerei uno a uno con le persone, uno a gruppo, in società, ma cercherei di fare un lavoro, più di, non so, di economia comportamentale, per esempio, ma il valore deontologico che ci porta a non dire troppo, non lamentarci troppo, perché se no questo produce degli effetti negativi sulla popolazione. Dall'altra parte è importante che noi non possiamo continuare a considerare chi ci ascolta come un emerito stupido. Abbiamo bisogno di far passare il messaggio che le persone che ci ascoltano sono intelligenti. Quindi, se una persona dice ci vuole la psicologia, anche la psicologia, ma perché lo dico da psicologo, a governare al tavolo del governo in questo momento, non significa uscite tutti e sputate in faccia, il governo sta sbagliando tutto e i medici non ci servono. Se uno dice che un virologo non può parlare di organizzazione di sistemi complessi, non sta dicendo che il virologo non serve alle vite delle persone o non è un eroe. No, ma ci sono dei ruoli
differenti, dei ruoli differenti che dobbiamo in qualche modo portare avanti. Scusate, mi arrivano messaggi intanto, arrivate persone che apprezzo, che aspettate che sennò. Adesso Isabella arrivo a rispondere anche alle tue domande, sai, molto volentieri. Ma bisogna cercare di dire ognuno dica il suo, ognuno faccia il suo, cerca di proporre il suo. Io magari non ne so nulla di virologia e quando un esperto di virologia mi dice delle cose differenti da quello che mi dice un altro esperto di virologia, perché se fanno di tutti e due gli scienziati, non dicono delle cose certe e vere, no? Perché la scienza non dice la verità. La scienza dice delle cose che cerca in qualche modo che abbiano una formalità nel lessico metodologico. Riconnessione eseguita. Fatemi capire se mi state ascoltando. In questo momento sto parlando per conto mio. Voi mi sentite? Voi su Instagram mi sentite? Stavo facendo un discorso, non so, mi hanno bloccato in modo tragico. Vediamo. No, purtroppo, non mi senti? Ti sto ascoltando, ok, scusate. È saltata la rete. Dai, lanciate una cosa del tipo da complottismo. Ho appena parlato di criticità, di fare la critica alle istituzioni. È saltata la rete. Come mai? Come mai? Chi è che non vuole che dica la verità? Ok, allora, dicevo che secondo me mancano, ognuno di noi deve dire un po' la sua e mi piaceva sentire qualcuno che parla di complessità. Ecco, io adesso dirò la mia, però vi invito praticamente a cercare i sistemi complessi, a leggervi Moren, a leggervi Paul Vaslavik, che sono magari quelli degli autori più famosi e che potete trovare in giro, no? E sono i due autori che in qualche modo citava Alessandro Cravera stamattina parlando di aziende. Io che mi occupo poi oltretutto di stati di coscienza, mi piace molto fare una distinzione. Ho visto Isabella che non era riferito alla domanda di prima, ho capito, capito, grazie. Mi piace fare questa sorta di correlazione tra i sistemi e le organizzazioni fisiche, ma anche quelli, diciamo, non solo sociali, ma anche mentali. E quindi come il nostro stato di coscienza possa essere ordinario e possa essere anche non ordinario. Ecco, in questi momenti qui, dove diciamo siamo incerti, vince più il non ordinario. Se noi continuiamo a utilizzare delle modalità che sono più ordinarie, produciamo delle soluzioni che, ben che ci vada, non producono il risultato che vorremmo ottenere. Un sistema ordinario è un sistema che, per quanto possa essere difficile, o possa essere complicato, è un sistema di cui noi sappiamo già quale potrebbe essere la soluzione. Quindi c'è un problema e noi abbiamo già in testa, possiamo avere già in testa come dovrebbe essere l'output finale di un intervento risolutivo, no? È un sistema in cui ci si può spattaccare la testa per cercare di risolverlo come un cubo di Rubik, però il cubo di Rubik sappiamo che alla fine deve avere quelle sei facce con tutti i colori uguali, no? Ognuna di un colore differente. Mentre in un sistema non ordinario, non conoscendo queste logiche profonde del sistema, noi non abbiamo l'idea dell'output. E in questo momento noi non abbiamo l'idea di come dovrebbe essere la situazione, cioè non abbiamo già l'idea, guarda che la società dovrebbe funzionare così, guarda che l'azienda deve funzionare così, abbiamo solo idee, purtroppo, come dire, fumose, ci sono troppe variabili e non riusciamo a prenderle tutte. Allora, mentre in un sistema ordinario noi cerchiamo di analizzare, partiamo prima con un'analisi approfondita
dei dati, della situazione e dopo in qualche modo arriviamo a proporre una soluzione, un intervento, nei sistemi non ordinari si fa quasi, diciamo, in qualche modo il contrario, cioè si cerca di partire prima da un'azione e poi in base a questa azione si vede che tipo di risultato produce. Questo risultato era in qualche modo imprevedibile perché non conoscendo le logiche del sistema non sapevamo cosa producesse questo risultato e quindi in quel momento cercando di cambiare il sistema noi lo andiamo a conoscere. È una logica di retroazione, viene chiamata tecnicamente. Quindi io faccio un'azione nel sistema, il sistema si cambia, subisce una perturbazione e in base a quell'output ecco che io posso andarlo a raccogliere delle informazioni in più e in base a quelle informazioni che raccolgo posso guidare la futura azione in una direzione sperata, che sarà guidata in base alla situazione attuale, cioè, oh mio Dio, è successo questo, quindi diciamo, assetto le vele in un'altra direzione, mettendo le vele in quella direzione. Produrrò un'altra perturbazione sul sistema e così via via cercherò di dare una traiettoria. Più azioni compio e più ovviamente sarò consapevole e mi metterò ad analizzare le conseguenze immediate delle mie azioni, più avete, non so, qualcuno avrà sentito il learning by doing, l'imparare facendo, no? Ecco, in quel caso lì io devo ridurre il più possibile i tempi in cui eseguo e analizzo, eseguo, analizzo. E non posso più fare dei tempi in cui analizzo, eseguo, perché sono in un sistema molto più veloce. Qui, per chi si occupa di azienda, ovviamente il metodo Lean, per esempio, è un metodo Lean che percorre attraverso il Kaizen, quindi movimento anche a piccoli passi incrementali, ma molti che si occupano di psicoterapia, io porto avanti ovviamente la bandiera dell'interazionismo, noi lavoriamo così con quelli che voi chiamate i nostri pazienti. Cioè noi non abbiamo un'idea iniziale dicendo arriva la persona, facciamo l'analisi, dall'analisi viene fuori che la persona, ah, vedi che è un ossessivo, ho capito che è un ossessivo, allora siccome è ossessivo devo fare questo. Quindi 3 giorni, 4 giorni, 5 colloqui, 10 colloqui, 20 colloqui per capire la persona che persona è e poi dai manuali impolverati della biblioteca tiro fuori il protocollo che devo applicarci addosso, no? Ecco, la modalità di psicologia interazionista, per esempio, proprio perché si basa sull'interazione, si basa su questo concetto di retroazione, no? Che è un concetto, se volete, anche di Kurt Levin. E quindi tutto a piccoli passi. Ovviamente dall'altra parte bisogna avere in qualche modo una direzione, che è una direzione che magari è un po' più etica, capire un po' di più dove vogliamo arrivare come persone. E quindi in questo momento storico mi sembra che questa capacità, da una parte di avere la gestione, il management, persone che capiscano come si gestisce la complessità, e dall'altra parte persone che abbiano una forte etica da proporre, siano delle cose importanti. I burocrati o i riduzionisti in questo momento non funzionano. Devono essere a servizio di un'architettura che ti dica: guarda, che sono visionario, andiamo da quella parte lì, ecologia, andiamo da quella parte lì, che adesso per carità sono cose che magari hanno dei valori che possono sembrare semplicemente romantici, ma credo che si stiano dimostrando non solo romantici, ma anche utili, no? Avere un'idea basata più sull'ecosistema, sull'ecologia, sul rispetto delle persone, sul fare in modo che le persone siano responsabilizzate della propria salute e non che sia lo Stato a dire qual è la sanità che devono, a cui verte ogni persona. No? Non è che la persona possa lasciare allo Stato delegare completamente la propria salute fisica e mentale. No? È importante che lo Stato dia degli strumenti alla persona per sempre più imparare, acquisire strumenti di consapevolezza e di tecnologia, ma tecnologia, come dire, di comportamento, di stile di vita, perché sia sempre più
in salute. E è assurdo, è veramente assurdo che in questo periodo non ci sia nessun esperto di economia comportamentale, di Nagy, di Spinta Gentile, se qualcuno ha letto Kahneman, Thaler o gli altri, che non sia al governo per fare in modo che ognuno di noi, quando esca da casa, si lavi bene le mani, stia a distanza di sicurezza con gli altri. Che tutti pensano che noi viviamo sempre in uno stato di coscienza ordinario perennemente e che basta dirci stai distante da una persona, mettiti una mascherina, perché questo si metta come un programma sul nostro cervello e questa modalità, track, rimanga come programmata e io automaticamente sarò distante da un'altra persona. Tra poco ci daranno, non so, chi era Zoro. Di propaganda live, non so se l'avete visto un po' un mese fa, è uscito con una sorta di cerchio di cartone orizzontale di 1 metro che teneva da sé per fare quella sorta di bolla di intimità tra uno e l'altro, no? Che poi in verità, dopo, se stai in un luogo chiuso, devono essere più di 1,82 m, quindi 2 metri di distanza, devi areare, cioè c'è tutta una sorta di necessità di rieducazione che dobbiamo fare, che si basa più sulla fiducia che il governo dovrebbe dare a noi, no? Sull'educazione che ci dovrebbero dare e non su degli ordini che noi dobbiamo seguire, perché se tutto è basato sugli ordini che dobbiamo seguire, quella parte lì è una modalità molto più ordinaria, di sistema ordinario, cioè di causa-effetto. Io faccio una cosa, tu fai quell'altra. Ma te l'ho detto 100 volte, dovresti saperlo, e allora ti punisco. Allora, questa modalità non è una modalità che. E allora usciamo tutti. No, quando si dice bisogna preparare la fase 2, ma bisogna organizzarla bene questa fase 2, no? E bisogna organizzarla. Chi è che l'organizza? Chi è che l'organizza? Adesso non so cosa pensate. Allora, adesso, mentre lascio alle persone del gruppo, chi volesse, insomma, di dire la sua, di contraddirmi, santo cielo, fatelo. Non volevo avere questa modalità di sfogo, la mia era un'idea, cosa ce ne facciamo di questo gruppo? Potrebbe essere bello e utile, chiamare delle persone. Io ovviamente in questi giorni, mi sono già accordato con delle persone che non sanno magari anche nulla di questo mio sfogo, in questo momento qui, ma perché a me fa piacere a volte ascoltare delle persone che ne sanno di aziende, di comunicazione, di psicologia, di filosofia, di storia, e cercare di portarle, di ascoltarle, per cercare di darci un filo omogeneo che possa essere utile, a volte in modo diretto, perché magari è un consiglio specifico sulla situazione che stai vivendo, a volte in modo indiretto, perché magari sono quelle cose belle da ascoltare, da sentire, che nutrono un po' la tua mente e ti fanno, e nel momento del bisogno, sono lì, no? A volte ascoltare una bella musica o leggere un bel libro aiuta quella parte non ordinaria di noi che è proprio, strutturale, no? In questo momento. Allora, leggo delle cose di Luca. Sì, che scherzi, fatemi sapere se c'è qualcun altro. Intanto un nerd della coscienza robotica mi sta scrivendo in privato, dovrebbe sapere che in questo momento sono online. Va bene. Isabella, un metodo di tipo sperimentale. Non è proprio un metodo sperimentale. Non è proprio un metodo sperimentale, è un metodo euristico, se vuoi chiamarlo, perché il metodo sperimentale in qualche modo appartiene di più alla scienza, se vuoi, galileiana, no? Che è ovvio che va avanti per esperimenti, no? Però quando tu quegli esperimenti li porti all'interno, dei sistemi complessi come la realtà umana, devi essere pronta a sapere che alcune cose non sono riproducibili. Quindi la scienza di base, la scienza dura, se vuoi, dice che se tu metti nella situazione XY la sfera da 1 chilo fatta di piombo sul piano inclinato da dei tali con quel tipo di attrito, succede quella cosa lì. Ecco. Un esempio che faccio spesso: se io torno a casa, o facciamo, Mario torna a casa dalla moglie e le dice: tesoro, sei la donna più bella del mondo,
E la moglie dice: "Ah, grazie Mario, fa molto piacere." Ma se dopo 2 minuti ridice la stessa cosa, come se noi rimettessimo la sfera di piombo in alto sul piano inclinato, e Mario guarda la moglie e dice: "Tesoro, sei la donna più bella del mondo." La moglie capisce che quello che gli sta dicendo Mario veramente lo sente, si emoziona e dice: "Grazie, grazie tesoro, anche per me, guarda, dopo tanti anni, che bello avere un marito così." Ma se Mario poi ridice, la riguarda negli occhi e dice: "Tesoro, sei la donna più bella del mondo." E la moglie dice: "Mario, sì, ho capito." E lui la riguarda e dice: "Tesoro, sei la moglie più bella del mondo." "Ho capito, Mario, sono la donna più bella." "Grazie, grazie. Tesoro, sei la moglie più bella del mondo." È ovvio che la moglie la guarda e fa: "Cosa mi hai fatto? Le corna oggi? Con chi cavolo sei stato?" Capisci che invece la palla messa sul piano inclinato la puoi fare rotolare 250.000 cose, volte, ma torna giù sempre a quella stessa velocità. Ecco, quello è un metodo sperimentale. Qui è ovvio che lo sperimentatore deve sapere che variano molto le cose, no? E quindi dire restiamo a casa, o dire, come non so, un amico qui della zona l'ha cambiata dicendo io conto su di voi, ha un effetto differente, no? L'OMS fino alla settimana scorsa parlava ancora di distanziamento sociale, poi dopo 7 mesi di tempo si è svegliato e ha detto: "No, fermate, come distanziamento sociale? Non c'è un distanziamento sociale, c'è un distanziamento fisico." E che adesso lo chiamano distanziamento fisico, perché le parole sono importanti, no? Allora, se tu hai degli esperti di comunicazione che sono guidati da degli esperti di comportamento che si stanno seduti al tavolo con degli esperti di virus e con degli esperti economici e con degli esperti di organizzazione di sistemi, allora magari, come dire, un messaggio, come dire, efficace, performativo, chiamiamolo come vuole, magari arrivo. Va bene. Allora, ciao Andrea, ciao ciao. Allora, cosa facciamo? Adesso non so quanti siamo sul gruppo, mi sembra che siamo in pochi in questo momento. Magari questa live rimarrà, poi ci sarà quei 2 o 3 minuti di blackout, non so come saranno visti, casomai provo a tagliarli, ma la domanda che vi faccio è: avete qualche nome? Avete qualche persona? Avete qualche articolo da condividere? Perché a me non piace questa cosa che io sia, come dire, che questo gruppo sia fatto solo di interviste, no? Perché se no le facevamo su YouTube e finiva là. Allora, io mi darò ovviamente da fare. Chiedo però anche a voi, condividete sul gruppo dei link, degli articoli, di persone, di riferimenti che ci possono essere utili in qualche modo. Quindi che o tocchino questi temi della complessità, ma quando avviene qualsiasi cosa, insomma, no? Dalla letteratura, alla storia, alla scienza, alla fisica. Mi veniva in mente una cosa di biologia che ho letto ieri da un amico su Facebook. Però, insomma, qualcosa che possa tornarci utile. Adesso io magari lo farò, e poi se avete ovviamente dei nomi di persone che volete ascoltare, che secondo voi sono interessanti ascoltare, me li suggerite in privato, in pubblico, come volete, e io provo a contattarli. Per il momento, devo dire la verità, ho trovato delle persone, alcune che non mi conoscono nemmeno in quest'ultimo periodo che sto contattando, molto disponibili, con tutte le limitazioni del tempo e del caso. Allora, una tavola rotonda con approccio multidisciplinare sarebbe auspicabile. Sì. Penso che ci vorrebbe una competenza, secondo me, Isabella, che in questo momento servono quelle parti delle discipline che considerino proprio l'incertezza e la complessità.
e che ci sia proprio una sorta di umiltà da parte dei grandi esperti, che uno dica: ah, sono di fronte a una situazione che non è di mia precisa pertinenza. Okay? Ti faccio un esempio: io sono uno psicologo, ti parlo di complessità, eccetera. Io ci lavoro con la complessità, ma se tu mi dicessi cosa potrebbe fare lo Stato in questo momento, o come potrebbe imbastirsi un'intera azienda in questo momento, io arrivo, diciamo, fino a una piccolissima impresa o un libero professionista, no? Su alcune situazioni da lavorare, ma su una grande azienda non saprei cosa fare, figurarsi su uno Stato. Quindi per me la cosa importante è che qualcuno dica, come ho sentito dire anche da Galli, che poi magari in interviste avrà detto qualcosa di diverso, ma perché lo chiedete a me? Ma perché lo chiedete a me? E non significa che il virologo non deve dire, cioè che lo scienziato, qualunque esso sia, non si possa prendere la responsabilità di dire: guardate, scelta A, scelta B, la scienza non dice le cose esatte, però in base ai dati che ho io direi la A. Ok? Quindi che ci siano questi scienziati che si prendano questa responsabilità, ok? Ma dall'altra parte, se tu ti occupi della parte riduzionista e un medico, come dire, come un meccanico, okay, si occupa del motore, okay, si occupa di qualcosa di ridotto. Adesso la parola sembra un minus, sembra che sia squalificante, no? Ma si occupa di qualcosa di concreto, di tangibile, che funziona con causa effetto, no? E invece, non so, uno che si occupa del motore della Ferrari non è lo stesso che si occupa della strategia del pilota di Formula 1, perché durante la gara succedono delle cose, succedono gli imprevisti, e c'è un altro ingegnere magari che si occupa di quella strategia, ma utilizzano modalità differenti, no? Ecco, c'è bisogno di qualcuno che si occupa di quelle strategie lì. Va bene, allora. Proposta, io non ne vedo. A voi del gruppo saluto, spero che la cosa cresca. Vedrete che venerdì abbiamo un grande ospite, una persona che io stimo molto, che potrà darci idea di tante cose, soprattutto in ambito aziendale, perché si occupa di quelle parti lì. Poi per la settimana prossima c'è un'altra sorpresa. Per il momento non sto scrivendo ancora nomi e cognomi, perché devo concordare delle cose. Però tenetevi liberi, venerdì mattina, tarda mattinata come oggi, facciamo una live, segnatavelo sul calendario, va bene? Io vi saluto e cerchiamo di essere ecologici in tanti modi, ok?